Allora, ben ritrovati. Oggi volevo fare notare una cosa. I giorni scorsi sono stato di nuovo dalle parti di Tatawin, che è una delle porte del deserto, dove ci sono dei villaggi bellissimi, millenari, che sono stati costruiti dai berberi trogloditi. In posti impervi scavati dentro le montagne per difendersi dai predoni. Questi villaggi sono stati abitati fino a poco fa, dove poco fa ora intendiamoci che cosa significa. Per esempio, questo piccolo viaggio che stiamo andando a fare, sono partito da Duiret, che è un villaggio che è stato abbandonato, l'ultimo piccolo insediamento, una famiglia è andata via negli anni 60. E da allora non c'è più nessuno, non c'è più nessuno dei residenti, non c'è più nessuno, nemmeno come turista, perché è un villaggio. Per me, inspiegabilmente, è fuori dai circuiti dei tour operator e delle guide. E poi siamo andati a Scenini, tutto sommato abbastanza vicino, anche lì case scavate dentro la montagna con un forte che sta in cima alla rocca per difendersi dai predoni. A Scenin ancora regge qualcuno, soprattutto reggono le guide locali e reggono i venditori di souvenir. La realtà è questa: queste zone ovviamente andranno perse, insomma, già la gente non c'è più, in parte per l'emigrazione, i giovani, i vecchi non riescono più a fare tutta quella strada. A Scenini c'è anche un asino che aiuta a portare la spesa su in casa. Casa, sì, ovviamente si fa per dire. Cominciamo questo viaggio da Duiret. Ecco, questa è la vallata vista da Duiret. I nemici potevano venire solo da lì e praticamente era quasi impossibile riuscire a tendere degli agguati o degli assalti a queste comunità. E da qui su loro potevano vedere i nemici e quindi prepararsi alla difesa. Già tutte queste case scavate dentro la roccia sono già fortificate. Poi in cima alla montagna c'è anche un forte vero e proprio. Siamo all'interno, diciamo, del cortile tra le case che sono state costruite dopo, diciamo, all'esterno, e quelle invece che sono scavate dentro la roccia. E questi villaggi, dentro contenevano tutto. Ora vi faccio vedere una giara, che è più grande delle aperture, finestre-porte della casa. Perché? Per evitare, nel malaugurato caso che i predoni riuscissero ad arrivare fin quissù, non potevano rubare il contenuto alla giara, normalmente olio, e perché non la potevano portare fuori se non rompendola. Rompendola ovviamente si perdeva anche l'olio. E allora prima hanno messo la giara e poi hanno costruito attorno alla giara la casa. Guardate un po'. Ecco, vedete, questa è la giara, che è molto più grande del resto della casa. Oramai questo villaggio, che ha più di 1.000 anni, è un villaggio dei berberi trogloditi, come
buona parte dei villaggi costruiti qui attorno a Tatawin. È completamente disabitato. Negli anni 60 hanno ceduto anche gli ultimi, i più coraggiosi, i più temerari, e si è costruita in basso nella vallata la Duiret nuova. E molti di questi villaggi, Duiret, ora andremo anche a Scenini, dove ancora resiste qualcuno, e oramai non sono più abitati, sono stati abbandonati. Perché mancano le condizioni per cui sono stati costruiti, non ci sono più i predoni, i giovani sono andati via, o a Tunisi, nel nord della Tunisia, sono emigrati in Europa, rimangono i vecchi, e i vecchi per salire fino in queste case è un problema. È un problema anche per me, questo insomma, lo aggiungiamo, ma non è degno di nota. Allora, questi villaggi sono stati abbandonati. E quei pochi dove ancora resistono poche famiglie, col passare del tempo sarà inevitabile che andranno via anche loro. Questo è l'interno di una casa. Questo villaggio di Deret mette anche un po' di ansia per come è disabitato. E non ci sono nemmeno turisti. Ed è un peccato perché qui c'è un panorama mozzafiato, visto anche dall'interno delle case. Qui a Duret, prima degli anni 50, avevano costruito questa sorta di albergo, ristorante, ostello, non so, vedete un po' voi, per cercare di realizzare qualcosa con i turisti. Ma poi anche i turisti cominciarono a essere sempre meno. Quei pochi residenti sono andati via e ora anche questo alberghetto, che a modo suo sicuramente tradizionale, era anche delizioso, è stato abbandonato anche lui. E questo è il forte di cui vi parlavo in cima alla montagna, da dove veniva organizzata la resistenza agli attacchi degli eventuali attacchi dei predoni. Ora i predoni non ci sono più, i resistenti nemmeno, è tutto andato in malora. Stamattina ci siamo alzati presto per andare a Scenini, che è un villaggio berbero, una delle porte del Sahara, proprio a Tatawin. E lì dentro l'auto c'è Salem che mi sta accompagnando. Lì su dove andremo, quello è il villaggio di Scenini, mentre questa in fondo c'è Tatawin. Le uniche case abitate sono quelle dipinte di bianco. Perché le persone vanno via da qua? Vanno via da qua perché sono costretti ad andare via in cerca di lavoro. Qui il governo ha fatto tutto il possibile per incoraggiare le famiglie a restare qui, a rimanere qua, a non abbandonare la casa, il terreno. Vedi, c'è la moschea, c'è l'elettricità, c'è l'acqua corrente, c'è sotto anche una piccola scuola, un piccolo centro di pronto soccorso. Ma manca la cosa la più importante, che è il lavoro. Qui nemmeno non si parla più di case.
ma di buchi nelle rocce. No, questa è una casa che è ancora aperta. Quando se ne sono andati hanno lasciato la porta aperta. Entriamo, vediamo un po' com'è dentro. Allora, siamo dentro una casa troglodita. I trogloditi di Scenemi sono scavati nella roccia della montagna. Si vede che siamo dentro la montagna rocciosa, si vede il soffitto. E si vede chiaramente che sono, che queste case sono case fortificate. Dunque i berberi che hanno deciso di abitare questo villaggio volevano allontanarsi dal nemico e erano anche pronti alla difesa. Dentro quest'altro buco si entra in un altro ambiente. Questi sono, si vede dalla porta, che sono case molto molto robuste e fortificate. Per fare questa porta gli abitanti hanno utilizzato il legno di palma, che è un legno molto molto duro e molto robusto, si vede anche dello spessore della porta, e come chiodi hanno utilizzato pezzi di legno di olivo. Case abbandonate una dopo l'altra. Capite perché da qua se ne... soprattutto i giovani vanno via. Ora andiamo a dare un'occhiata a un vecchio frantoio che però è chiuso perché quest'anno olive non ce ne sono. Ecco, queste sono due macine del frantoio che stiamo andando a visitare. E questo è il frantoio. Lui Adele, che è il proprietario di questo frantoio, che quest'anno non funziona. Poi c'è il governo, visto che con questa epidemia del Covid il turismo che riprenderà sicuramente, ma che nessuno si illude possa essere il turismo di massa degli anni passati, il governo sta tentando di valorizzare tutta questa zona di questi villaggi per creare un turismo di nicchia che non sia arriva, morde, fuggi, faccio una foto e vado via. È un'altra scommessa che, insomma, speriamo tutti possa essere una scommessa vinta.